Bentornati ad Ale in Forma. Oggi entriamo nel mondo del cibo e per farlo abbiamo con noi Irene Pocaterra. Bentrovati Irene. Bentrovati. Allora Irene, la prima cosa da chiederti è ovviamente per qualcuno che vuole cominciare un percorso che riguarda anche il cibo per rimettersi in forma, per perdere qualche chilo, per poter ritrovare una condizione fisica che magari ha perso oppure che vuole mantenere, cosa deve fare quando si siede a tavola? Sicuramente quando si siede a tavola deve prima di tutto cominciare a rallentare. Questa nostra società così frenetica ci fa mangiare molto velocemente. Quindi la prima cosa che mi viene da consigliare così è proprio di cominciare a rallentare. Il gioco posa la forchetta è un gioco da fare anche in famiglia. Metto in bocca il boccone, appoggio la forchetta e prima di deglutire tendo a riprendere in mano la forchetta, per cui in questo modo imparo a rallentare. Altra cosa che sicuramente deve fare è non dimenticare le verdure. La verdura per iniziare il pasto. 20 minuti ci mettiamo prima che il nostro corpo cominci ad attivare il senso della sazietà. Se comincio ad inserire una verdura prima di ogni pasto, certamente questo tempo allora comincia ad avvicinarsi più velocemente. E come seconda cosa, se vogliamo, mi viene da pensare anche perché non ridurre un po' il quantitativo di carboidrati o perlomeno sceglierli con cura, per cui una pasta integrale, un riso integrale, un pane integrale, evitare se possibile tutto ciò che è un prodotto industriale, per cui cracker, grissini, un pane fatto bene, un buon pane integrale.